Giacomo Nizzolo concede il bis al Giro di Croazia 2016. Il portacolori della Trek Segafredo, dopo la vittoria della prima tappa, si impone anche nella terza frazione della corsa croata, battendo tutti allo sprint. Alle spalle del velocista italiano si piazza Timothy Dupont con il podio, che viene completato da Matteo Pelucchi. Tra gli italiani, oltre a Nizzolo e Pelucchi, buona prova di Nicola Ruffoni, che si piazza nuovamente nei 10 con il quinto posto finale, subito alle spalle di Mark Cavendish. Per Nizzolo, oltre alla tappa, arriva anche nuovamente il primo posto in classifica generale, grazie agli abbuoni.